Rinati figli di Dio lo siamo per sempre. Il battesimo imprime un sigillo spirituale indelebile. Dio mai rinnega i suoi figli. Così il Papa nell'udienza generale di oggi. Proseguendo le catechesi sul battesimo, Francesco si è soffermato sul senso del santo lavacro che immerge nel mistero pasquale di Cristo. Sepolti insieme a lui nella morte, rinasciamo dall'acqua e dallo Spirito Santo uomini nuovi, re, profeti e sacerdoti. Per una rara e gravissima patologia, simile a quella di Alfie Evans, è stata messa a punto una terapia. La malattia che distrugge il cervello dei bambini può essere bloccata da un farmaco. La sperimentazione internazionale è stata portata avanti da 4 centri, tra essi anche il Bambin Gesù di Roma. Intervista a Nicola Specchio, neurologo responsabile dell'unità di epilessie rare e complesse dell'ospedale pediatrico della Santa Sede. Domani, dopo la visita a Nomadelfia, il Papa raggiungerà l'Oppiano, centro internazionale dei focolari, a 20 km da Firenze. La cittadella è nata nel 64 per testimoniare una convivenza caratterizzata dal comandamento nuovo di Gesù. Ripercorriamo le tappe principali della cittadella dei focolari, la diretta a partire dalle 8. 25 anni fa, il 9 maggio, nella Valle dei Templi ad Agrigento, Giovanni Paolo II lanciava un duro anatema contro la criminalità organizzata e i mafiosi. In questi giorni le celebrazioni per ricordare quella visita pastorale e l'invito alla conversione. Da Papa Wojtyła Francesco, la continuità del Magistero dei Pontefici contro la mafia. Giorno della memoria in Italia dedicato alle vittime del terrorismo. La data del 9 maggio ricorda l'omicidio di Aldo Moro e Peppino Impastato, uccisi nel 78, esattamente 40 anni fa. Il dolore di Paolo VI e la condanna del terrorismo di Papa Francesco. Seppellire l'uomo vecchio per far nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo un uomo nuovo. È il senso dell'immersione battesimale, il santo lavacro, accompagnato dall'invocazione della Santissima Trinità, che battezza, cioè immerge, nel mistero pasquale di Cristo. Lo ha spiegato il Papa nell'udienza generale di oggi, proseguendo le catechesi sul sacramento del battesimo e soffermandosi in particolare sulla rigenerazione. Commentando le parole di San Paolo, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, si legge infatti nella lettera ai Romani. Per mezzo del battesimo, prosegue San Paolo, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Il battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non a una vita mondana. Una vita secondo Gesù. Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo, esclama il Papa. Viene sepolto l'uomo vecchio con le sue passioni ingannevoli perché rinasca una nuova creatura. E nelle catechesi attribuite a San Cirillo di Gerusalemme viene così spiegato ai neobattezzati quanto è loro accaduto nell'acqua del battesimo. È bella questa spiegazione di San Cirillo. Nello stesso istante siete morti e nati, e la stessa onda salutare diviene per voi e sepolcro e madre. La rinascita dell'uomo nuovo esige che sia ridotto in polvere l'uomo corrotto dal peccato. Le immagini della tomba e del grembo materno, riferite al fonte, nota il Papa, esprimono in modo incisivo quanto avviene di grande attraverso i semplici gesti del battesimo. Mi piace citare l'iscrizione che si trova nell'antico battistero romano del Laterano, in cui si legge in latino questa espressione attribuita a Papa Sisto III. La madre Chiesa partorisce virginalmente mediante l'acqua i figli che concepisce per il soffio di Dio. Quanti siete rinati da questa fonte, sperate il regno dei cieli. Bello, la Chiesa che ci fa nascere, la Chiesa che è grembo, è madre nostra, per mezzo del battesimo.
I nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla vita eterna nel battesimo. Anche su ciascuno di noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, il Padre Celeste fa risuonare la sua voce che dice: «Tu sei il mio figlio amato», voce paterna, impercettibile all'orecchio, ma ben udibile dal cuore di chi crede, che ci accompagna per tutta la vita a partire dal battesimo. Dio non ci lascia mai soli. Rinati figli di Dio lo siamo per sempre. Il battesimo infatti non si ripete perché imprime un sigillo spirituale indelebile che non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al battesimo di portare frutti di salvezza. Il sigillo del battesimo non si perde mai. Ma padre, se una persona diventa un brigante di quelli più famosi, che uccide gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va? No! Per la propria vergogna, il figlio di Dio, che è quell'uomo, fa queste cose, ma il sigillo non se va e continua a essere figlio di Dio, che va contro Dio, ma Dio mai rinnega i suoi figli. Mediante l'azione dello Spirito Santo il battesimo purifica, santifica, giustifica per formare in Cristo di molti un solo corpo. Lo esprime l'unzione con il sacro crisma di salvezza fatta sul capo dei battezzati affinché, inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siano sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui. Vivere uniti a Cristo nella Santa Chiesa, partecipe della stessa consacrazione per svolgere la medesima missione, in questo modo portando frutti che durano per sempre. L'intero popolo di Dio partecipa delle funzioni di Gesù Cristo, sacerdote, re e profeta, e porta le responsabilità di missione e servizio che ne derivano. Ciò, conclude Francesco, significa fare di sé un'offerta gradita a Dio, rendendogli testimonianza con una vita di fede e di carità al servizio degli altri, sull'esempio del Signore Gesù. Nel saluto ai fedeli di lingua araba, il Papa esorta nel mese di maggio, dedicato alla Madonna, a coltivare la devozione alla Madre di Dio con la recita quotidiana del Rosario, pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero. Una scoperta importante fatta anche dal Bambin Gesù riguardo una malattia neurodegenerativa. Che cosa avete scoperto? Abbiamo potuto sperimentare un farmaco che si chiama cerliponese alfa, che è in grado di arrestare una malattia neurodegenerativa che si chiama ceroidolipofuscinosi tipo 2 e è in grado di bloccarne i sintomi. Si tratta di una malattia appunto progressiva che colpisce bambini intorno all'età di 2 anni e esordisce con epilessia, disturbo del linguaggio, disturbi motori e cognitivi. La malattia progredisce nel corso di qualche anno e porta al decesso nel 100% dei casi. Quindi questa sperimentazione è stata utile per definire un nuovo innovativo trattamento che arresta completamente lo sviluppo di questa malattia e quindi siamo in grado di offrire una migliore qualità di vita ai bambini, alle famiglie e siamo in grado di offrire una vita normale a questi bambini che altrimenti avrebbero avuto un esito infausto. Un nome difficile per una malattia rara, ce ne sono tante altre di queste malattie che colpiscono appunto il cervello dei bambini e poi vanno pian piano a distruggerlo. Ci sono molte malattie neurodegenerative, in particolare nell'ambito di queste ceroidolipofuscinosi ci sono diverse varianti, quindi noi in questo caso parliamo di una specifica variante, la variante tipo 2, ma oltre alla ceroidolipofuscinosi vediamo molti bambini purtroppo con malattie degenerative del sistema nervoso centrale, nelle quali si osserva costantemente una atrofia cerebrale, una perdita delle funzioni cognitive, delle funzioni motorie e decorso progressivo inesorabile nel corso del tempo. Vediamo almeno 400 bambini nell'ospedale Bambino Gesù con malattie rare e con malattie progressive del sistema nervoso centrale, quindi
abbiamo, come dire, ottenuto un ottimo risultato, ma di lavoro ce n'è ancora tanto da fare. Una malattia simile a quella del bambino inglese Alfie, un caso tristemente noto, era una malattia anche quella rara, per cui non c'era diagnosi. Quindi questa scoperta che cosa dice? Questa scoperta ci dice che è importante investire nell'ambito della ricerca, è importante studiare a fondo le malattie sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista genetico. Alfie aveva una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale di cui non abbiamo il nome, non abbiamo la causa e quindi non avendo l'agente causativo non era possibile ipotizzare una terapia. Una malattia simile a quella che noi siamo in grado di curare oggi, ma purtroppo causata da una alterazione differente che non conosciamo. È ipotizzabile, si auspica l'inserimento della CLN2 tra le malattie ricercate attraverso lo screening neonatale. La diagnosi precoce ha un ruolo chiave oggi come oggi in tante malattie, ma soprattutto nelle malattie per le quali esiste una terapia innovativa. Perché questi bambini, queste terapie sono efficaci se utilizzate precocemente. Quindi riconoscere la malattia significa conoscere la malattia, conoscere i sintomi precoci della malattia e essere in grado di avere un approccio multidisciplinare nei confronti della malattia, quindi non solo il neurologo, ma anche altre figure professionali intorno al bambino che siano utili per migliorare il percorso diagnostico e terapeutico. Piano un segno profetico oggi, cioè di come un ideale, una spiritualità, un carisma possa diventare una città, piccola città. Quindi è un gesto che indica un già concreto, che indica un non ancora. Chiara fa nascere lo piano per dire come dovrebbe essere il mondo se vivessimo tutti d'amore scambievole. È un luogo abitato, è una via, è una strada che si può percorrere e si può visitare in ogni momento. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Non cedete alla suggestione della mafia, che è una strada di morte, incompatibili con il Vangelo. Coloro che nella loro vita hanno questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
ci siamo riuniti nella nostra cattedrale di Roma per pregare e per testimoniare in un mondo di odio e di sangue che l'amore di Dio vince ogni cosa. Invochiamo su questo mondo lo Spirito Santo perché la violenza dell'odio sia vinta dalla forza del perdono e dell'amore. Il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e da quelli che hanno subito la medesima sorte crudele. Osservatore Romano con la data di giovedì 10 maggio. Strappo di Trump sull'Iran. Il presidente statunitense annuncia il ritiro dall'accordo sul nucleare siglato nel 2015. Diplomazia internazionale al lavoro per cercare di salvare l'intesa. Un sigillo che non si perde mai. All'udienza generale il pontefice parla del battesimo. Missili israeliani a sud di Damasco, massima allerta sulle alture del Golan. Pompeo a Pyongyang, mentre Kim Jong-un compie una seconda missione in Cina. La visita ad Limina dei vescovi del Myanmar.